Tribune politiche non erano esattamente il mio programma preferito. No, io quando ero ragazzino guardavo Non è la Rai. Ragazzi, io mi mettevo lì, mi sedevo, mentre mia mamma faceva il sonnellino pomeridiano, chiudevo tutte le porte. Mi sedevo, mettevo una briochina, un qualcosa, una bella merendina energetica con tanto cioccolato. Mi preparavo una bibita a base di uovo e mi preparavo un pacchetto di fazzoletti vicino. Quante sono le ragazze di Non è la Rai? A parte le 10, quante erano? A parte le 10 quelle famose, ce ne sarà state una novantina dietro che ballavano. Diciamo 100 ragazze? Le ho amate tutte, tutte certo, però ragazzi, cioè noi a quell'età lì, non so voi sicuramente noi, a quell'età lì non è colpa nostra, abbiamo un sistema ormonale che è fatto così, non è colpa nostra, ci vengono fuori dagli occhi gli ormoni. Io mi ricordo che ci parlavamo con gli amici, volevo ingrupparmi la televisione mentre c'era Non è la Rai, cioè non è che rimanevo fuori, io volevo proprio aprire il cassettino, avevo ancora le televisioni, tu schiacciavi il cassetto con le rotelline. Io mi ero preso una cotta per il mio divano a 13 anni, era lungo, era in pelle, c'erano tutte le fessoline. E, vabbè, ma era così, non era colpa nostra. Non so per le ragazze com'è, ma noi a 11 anni scopriamo la cosa più meravigliosa della vita di un uomo, quella che ti dà il senso della vita, che è la masturbazione, ovviamente. Allora, ci sono quelli che gli sguardi fissi, quelli che guardano così, non ci credono. Dopo inquadrali, quelli che non. Voi ve la ricordate, vero? Ve la ricordate la prima? La prima, te la ricordi? Alzate la mano, chi se la ricorda la prima? Dai, alzate lei, figurati. Dai, Oh, ragazzi, l'alzo no, io, dai. oh, uno, due. Cioè, voi non vi ricordate la prima volta? Te la ricordo, no, ma non è recitata, è vera questa, non sto recitando. Voi non vi ricordate la prima volta? Cioè, siete dei folli. Cioè. Ha fatto troppe volte, no, adesso ti faccio il conto di quanto l'ho fatto io. Allora, la prima volta, vabbè, la prima volta è stata straordinaria. Io ero un ragazzino, avevo 11 anni, vivevo in un quartiere popolare, nel milanese, veniva chiamato Forte Apache, questo è per darvi il quadro, un quartiere molto simpatico. Avevamo tutti 11 anni, tranne uno di noi, ne aveva 14, quindi per noi era già un uomo. Questo ragazzo un giorno si chiamava Beppe, un giorno scende in cortile e ci porta un giornaletto per noi. Ok? Quindi è stata la prima volta che vedevo quella roba lì. Effettivamente non la capivo molto, perché poi pensate a un ragazzino di 11 anni che ancora non ha fatto anatomia. Cioè, qualche visita in cortile, ok. Però non si spingeva oltre, cioè io avevo capito che comunque le ragazzine non avessero il Teletubbies, ok? L'avevo capito, ma non potevo mai immaginare che avessero due uscite di sicurezza, come si fa a dire qua? Cioè, non potevi. Allora guardo questo giornaletto per la prima volta, questa gigantografia della scena. Intanto vi chiederete, cioè, come fa un ragazzino di 14 anni, l'amico, dove trova un ragazzo di 14 anni uno di quei giornaletti lì? Dove trova? Nel posto più ovvio, nel cassetto del padre, ovviamente. Ok, però te ridi sempre a tutte le cose, mi sa che te è disgraziato. E poi non ho capito perché guardano nei cassetti del padre e nei cassetti delle madri non hanno mai guardato. Che secondo me lì dentro ci trovi di tutto. Lì sì che ci trovi i Teletubbies veri, però, dimensione reale, vibranti. Quindi io mi trovo davanti a questa gigantografia, la guardo.
Porca vacca. Gli ha bucato la pancia. Cos'è sta cosa? E il mio amico, no, guarda che devi girare il... Ah, ok. Chi sta bucando la pancia? No, vabbè, insomma, lì per lì non lo capivo. E poi il mio amico mi ha detto, no. Guarda, ma io gli ho detto, ma cosa serve sta roba? E lui, questa cosa serve per farti una... Quella parola che inizia con S, che finisce con Ega. Ok. Esatto. Io sono andato a casa e ancora non capivo, 11 anni, perché devo fare una sega? Cos'è sta cosa? Non capivo. E allora lui l'indomani mi aspetta. Poi mi aveva fatto anche il gesto, ok? Mi aveva fatto, lei sconvolta, mi aveva fatto anche il gesto. Ma io dicevo, ma perché mi devo tirare i pugni in pancia guardando uno che buca la pancia di una ragazza? Cioè, non riuscivo a capire. Poi l'indomani lui me l'ha spiegato un po' meglio. E allora ho provato. Questa sembra recitata, ragazzi, questa è davvero la prima volta. Io ho provato, sono andato a casa, chiuso tutte le porte. Noi maschi sappiamo queste cose, è una cosa che facciamo. Cioè, chiudere le porte del bagno e aprire tutti i rubinetti del bagno, quello della vasca, quello del bidet, quello del lavandino, per fare il rumore. Allora io provo a fare questa cosa così come me l'hanno spiegata e provo, ma il mio amico si era dimenticato di spiegarmi il meccanismo di questa cosa. Cioè, dovevo pensare a una situazione erotica, una situazione che mi avrebbe coinvolto mentalmente, oltre che fisicamente. No, lui non me l'ha spiegato in modo meccanico. Dopo un'ora di tentativi, ero diventato praticamente rosso, viola, non respiravo più, probabilmente stavo cominciando ad andare in anaerobia, producevo acido lattico. A un certo punto bussa mia madre. Mamma, Roberto, cosa stai facendo? Ah! Io ero là così perché ero lì. Mamma, vai via. No, ma cosa stai facendo da un'ora in bagno? Da un'ora davvero, è un'ora di orologio. Sto facendo la cacca. Ma tutto questo tempo! Non mi viene! Cosa devo fare? Alla fine l'ho cacciata via e ho chiuso anche le porte dell'antibagno e ho ripreso questa cosa sconvolgente. Pian pianino, però. Mi ricordo, e io me lo ricordo, non come voi, ipocriti, io me lo ricordo la prima volta, perché mi è venuto in mente una ragazzina di seconda media di cui ero innamorato, e pian pianino mi sono reso conto che il meccanismo diventava più fluido, sempre più fluido, e alla fine ce l'ho fatta. È stato l'orgasmo più lungo della mia vita. Non finiva più, ragazzi, non riuscivo, una cosa. Da quel momento in poi è stata una masturbazione unica. Io, per scrivere questo pezzo, ve lo giuro, ho preso la calcolatrice e ho voluto fare una cosa. Ho fatto la media di una al giorno, perché anche quando ho convissuto, comunque noi facciamo lo stesso, che ne dicono le donne? Ah no, ma quando sta con me, noi facciamo l'amore sempre, quindi lui non ha bisogno, noi ce le facciamo lo stesso, sempre. Anche se non ci riusciamo perché l'abbiamo appena fatto, noi lo facciamo lo stesso. Ma al giorno ho 33 anni, ne avevo 11, sono 22 anni, 365 giorni l'anno per 22, 3 per 6, sono 8.000 masturbazioni, che non sembra, ma 8.000 sono tante, comincio a diventare abbastanza esperto. Avevo divagato troppo, parlavamo di televisione. Televisione, perché ho detto sta cosa? Qua ci vuole il gobbo. Ah, per la politica, che non si capisce niente. Perché io guardavo i programmi di politica, oltre guardare, non è la RAI, ma questo lo voglio dire, anche la televendita di America Star, che è stato il mio primo vero amore, ok? Io guardavo i programmi di politica, che sono fatti per non essere capiti. Ci avete fatto caso il meccanismo qual è? Il politico parla, il presentatore o il giornalista fa una domanda,
Ma il politico, per rispondere alla domanda, fa il giro lungo. A questo punto l'atto politico, anzi